Tutti bagnati lì in piazza, ma siete coraggiosi. Oggi celebriamo la festa della presentazione di Gesù al Tempio. In questa data ricorre anche la giornata della vita consacrata, che richiama l'importanza per la Chiesa di quanti hanno accolto la vocazione a seguire Gesù da vicino sulla via dei consigli evangelici. Il Vangelo odierno racconta che 40 giorni dopo la nascita di Gesù, Maria e Giuseppe portarono il bambino al Tempio per offrirlo e consacrarlo a Dio, come prescritto dalla legge ebraica. Questo episodio evangelico costituisce anche un'icona della donazione della propria vita da parte di coloro che, per un dono di Dio, assumono i tratti tipici di Gesù, vergine, povero e obbediente. Questa offerta di se stessi a Dio riguarda ogni cristiano, perché tutti siamo consacrati a Lui mediante il battesimo. Tutti siamo chiamati ad offrirci al Padre con Gesù e come Gesù, facendo della nostra vita un dono generoso nella famiglia, nel lavoro, nel servizio alla Chiesa, nelle opere di misericordia. Tuttavia, tale consecrazione è vissuta in modo particolare dai religiosi, dai monaci, dai laici consacrati, che con la professione dei voti appartengono a Dio in modo pieno e esclusivo. Questa appartenenza al Signore permette a quanti la vivono in modo autentico di offrire una testimonianza speciale al Vangelo del Regno di Dio. Totalmente consacrati a Dio, sono totalmente consegnati ai fratelli per portare la luce di Cristo là dove più fitte sono le tenebre, e per diffondere la sua speranza nei cuori sfiduciati. Le persone consacrate sono segno di Dio nei diversi ambienti di vita. Sono lievito per la crescita di una società più giusta e fraterna. Sono profezia di condivisione con i piccoli e i poveri. Così intensa e vissuta, la vita consacrata si appare proprio come essa è realmente. È un dono di Dio, un dono di Dio alla Chiesa, un dono di Dio al suo popolo. Ogni persona consacrata è un dono per noi, popolo di Dio in cammino. C'è tanto bisogno di queste presenze che rafforzano e rinnovano l'impegno della diffusione del Vangelo, dell'educazione cristiana, della carità verso i più bisognosi, della preghiera contemplativa, l'impegno della formazione umana, della formazione spirituale dei giovani, delle famiglie, l'impegno per la giustizia, la pace nella famiglia umana. A
tempo, cosa succederebbe se non fossero le suore negli ospedali, le suore nelle missioni, le suore nelle scuole? Ma pensate una chiesa senza le suore? No, non può, non si può pensare. Sono questo dono, questo lievito che portano proprio il popolo di Dio avanti. E sono grandi queste donne che consacrano la sua vita e portano avanti il messaggio di Gesù. La Chiesa e il mondo hanno bisogno di questa testimonianza dell'amore e della misericordia di Dio. I consacrati, i religiosi, le religiose, anche sono questa testimonianza che Dio è buono, che Dio è misericordioso. Perciò è necessario valorizzare con gratitudine le esperienze di vita consacrata e approfondire la conoscenza dei diversi carismi e spiritualità. Occorre pregare perché tanti giovani rispondano sì al Signore che li chiama a consacrarsi totalmente a Lui per un servizio disinteressato ai fratelli. Consacrare la vita per servire Dio e i fratelli. Per tutti questi motivi, come è stato già annunciato, l'anno prossimo sarà dedicato in modo speciale alla vita consacrata. Affidiamo fin d'ora questa iniziativa all'intercessione della Vergine Maria e di San Giuseppe, che come genitori di Gesù sono stati i primi ad essere consacrati da Lui e a consacrare la loro vita a Lui. Angelus Domini, nuntiavit Maria, et concepit Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitri. Oremus, gratiam tuam quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo annunciante, Christi fili tui incarnatione cognovim, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamus, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunti, requiem aeternam dona ei Domine. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Aiutorum nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Saluto le famiglie, le parrocchie, le associazioni e tutti i pellegrini venuti da Roma, dall'Italia e da tante parti del mondo. In particolare saluto le studenti spagnoli di Villafranca de los Barros e Safra.
y devoti del beato Stefano Bellesini, provenienti da Verona, i fedeli di Taranto, i cori di Turriaco, di Modena e della provincia di Taranto. Oggi si celebra in Italia la giornata per la vita, che ha come tema generare futuro. Rivolgo il mio saluto e il mio incoraggiamento alle associazioni, ai movimenti e ai centri culturali impegnati nella difesa e promozione della vita. Mi unisco ai vescovi italiani nel ribadire che ogni figlio è volto del Signore, amante della vita, dono per la famiglia e per la società. Ognuno, nel proprio ruolo e nel proprio ambito, si senta chiamato a amare e servire la vita, ad accoglierla, rispettarla e promuoverla, specialmente quando è fragile e bisogna di attenzione e di cuore, dal grembo materno fino alla sua, alla fine, su questa terra. Saluto il cardinale vicario e quanti sono impegnati nella diocesi di Roma per l'animazione della giornata per la vita. Esprimo il mio apprezzamento ai docenti universitari che in questa circostanza hanno dato vita a convegni sulle attuali problematiche legate alla natalità. Grazie tanto. Il mio pensiero va alla care popolazione di Roma e della Toscana, colpite dalle piogge che hanno provocato allagamenti e inondazioni. Non manchi a questi nostri fratelli che sono nella prova la nostra solidarietà concreta, la nostra preghiera. Cari fratelli e sorelle, vi sono